Si tratta di un miglioramento notevole del servizio per la Procura della Repubblica di Cagliari, perché la scannerizzazione del fascicolo processuale è un progresso notevole, serve appunto per velocizzare questo nostro processo che è particolarmente lento e rendere soprattutto poi è facile la consultazione del fascicolo da parte di tutti i protagonisti del processo, dal giudice al pubblico ministero agli avvocati. Niente, questo importante risultato, ecco, lo otteniamo grazie innanzitutto al finanziamento dell'amministrazione regionale e grazie al contributo fondamentale dell'amministrazione penitenziaria che indicherà detenuti. Probabilmente quattro detenuti che verranno al Palazzo di Giustizia tutti quanti i santi giorni durante l'orario di lavoro consueto, cioè dalle 8:30, 8 alle 14 e così via, e che provvederanno loro materialmente alle dipendenze di una cooperativa che verrà individuata a scannerizzare questi fascicoli. Quindi questi detenuti daranno un contributo importante, materiale, un contributo fondamentale per diciamo, la dematerializzazione di questi fascicoli processuali. Penso che sia un risultato molto importante per la Procura della Repubblica, per indubbiamente il reinserimento dei detenuti in attività economiche, e tutto questo grazie al contributo dell'Agenzia del Lavoro, della Regione e, ripeto, dell'amministrazione penitenziaria. Quindi noi non possiamo che dire grazie, la Procura della Repubblica è ben lieta di ospitarmi in questa occasione. Insomma. Io aggiungo solo che il progetto, come avete sentito, è molto importante sotto una duplice valenza perché è un contributo per quelli che sono gli effetti al sistema per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure, quindi del processo, e quindi questo evidentemente è un obiettivo per noi molto importante, ma è importante anche ai fini dell'inclusione sociale perché stiamo parlando di categorie certamente emarginate, sulle quali la comunità, il sistema ha il dovere, o per le quali ha il dovere di trovare soluzioni che da un lato agiscono direttamente su meccanismi più direttamente attinenti alla pena e alla sua funzione rieducativa, dall'altro l'inclusione di questi soggetti nel tessuto sociale attraverso un'attività lavorativa, peraltro lavorativa esterna all'istituto di pena. Quindi è un risultato particolarmente positivo, per il quale siamo particolarmente lieti.